Eccomi amici, ben ritrovati, ciao a tutti, come state cari amici miei? Ben ritrovati su Davide Cult TV, questo è il canale delle emozioni che vivono e ci circondano durante ogni esibizione dei vostri artisti fantastici. Quindi un privet siem a tutti voi cari amici che siete qui in ascolto e state vedendo quest'altra puntata di reazione. Ebbene, oggi sono qui da solo a reazionare una canzone che... L'ultima volta abbiamo fatto questa canzone con Polina Gagarina e ho visto dei commenti, molti dicevano che non l'aveva cantato bene, altri dicevano che era fantastica. Io dico sempre che questa canzone è meravigliosa e la cantano bene tutti, ma oggi andremo ad ascoltare da il fantastico Shaman, quindi con lo Shaman saremo pronti ad ascoltare Cucco, questa canzone che credo ormai è entrata dentro di noi. Ma in questa canzone lo troveremo lo Shaman che canta in live e davanti ai suoi fan più sfegatati. Io la voce dello Shaman ricordo benissimo, mi piace, mi fa impazzire realmente, perché è una voce dolce e non solo, può essere anche molto graffiante, può essere una voce anche molto dura. Questa canzone è tutte e due, perché c'è tanta melanconia del testo, ovviamente di quello che parla il testo, ma anche tanta forza può dare questa canzone. E l'ho voluta scegliere grazie a voi, grazie ai tantissime persone che seguono il nostro Telegram, che sono lì e ci hanno segnalato appunto di reagire a questa canzone con lo Shaman. Del resto voi, cari amici, avete tantissime canzoni, tantissimi artisti che è bello ascoltare, è bello seguire, quindi non ci fermeremo mai di andare a reagire sempre nuove canzoni che proponete sempre voi. Va bene, cari amici, io vorrei andarle già a reagire perché sono pronto, credo di avere anche fazzolettini in giro, quindi sono pronto per andare a reagire a una canzone del genere. D'accordo? Siete con me? Allora mettetevi comodi, state tranquilli e andiamo insieme a reagire a questa canzone. Песен шумно написанных сколько? Скажи, кукушка, пропой. В городе мне жители на выселках, камнем лежать или гореть свистой. Солнце мое, взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, дай огня. Одинокому силуэта смелые головы сложили в поле. В бою мало кто остался в светлой памяти, в трезвом уме, да с твердой рукой в строю. В строю. Сейчас ласковый рассвет встречаешь. Ответь! Хорошо с тобой, да плохо без тебя. Головы на плечи терпеливые под плеть. Под плеть.
questa canzone è dolcissima, è veramente bella da ascoltare e dico la verità, ogni cantante che la suona la rende propria, la rende unica, e anche lui, la sciamano che tanto amiamo, mi ha fatto commuovere oggi come al solito lo sciamano con questa canzone che realmente entra nel cuore. Infatti solo a pensare di riascoltarlo oppure di ricordarmi quello che ho appena sentito già mi emoziono di nuovo, perché realmente è una musica dolcissima, è una musica azzeccata, è una canzone fantastica e credo che ogni cantante che la canti la renda propria, la renda... Io capisco che molti magari dicono no, è perché l'ha cantata questo o l'altro per primo, ma io dico veramente ascoltatola col cuore come lo sto ascoltando io. Vi emozionerete sempre di più, perché non dovete pensare a chi l'ha cantata per la prima volta, ma realmente quello che sta dando, che emozione sta dando quel cantante in questo momento. E noi conosciamo benissimo che lo sciamano ci ha dato veramente tanta emozione sempre, e insomma riesce veramente a spopolare in qualsiasi canzone, riesce a dare quel qualcosa in più che molti non riescono neanche a dare. E veramente sono orgoglioso di aver conosciuto Sciamano, sono orgoglioso di aver conosciuto voi, sono orgoglioso di continuare a reagire a queste canzoni bellissime russe che realmente mi riempiono il cuore e mi trasformano sempre dentro di me emozioni. Sì, mi sento trasformato da quando faccio reazioni russe, sì, mi sento nel cuore come se fosse entrata la vostra anche cultura dentro di me, perché mi documento sempre tanto per cercare ovviamente di cercare di rispondere, cercare di scoprire sempre di più. Sì, mi è venuta una grandissima curiosità di tutto, è veramente bello. Comunque Cucciucca l'abbiamo sentita, ripeto, in tante vesti e in tante sfaccettature, ma quando c'era lo sciamano e quando ieri mi hanno fatto vedere questo link, mi hanno detto di farla, io ho detto sì, effettivamente non posso non farla perché è meravigliosa Cucciucca, e so benissimo che lo sciamano non mi deluderà e sicuramente mi farà emozionare, mi farà passare delle bellissime emozioni. Vedete ragazzi, è questo il bello della musica, ascoltarla da soli in un momento particolare della vostra vita può darvi tante emozioni, può essere qualcosa di straziante, può essere qualcosa di allegro dentro di voi, può darvi la forza o anche può buttarvi giù, ma è realmente musica e emozioni, come questo canale del resto, Davide Calte TV, che ormai da un anno e mezzo, grazie a voi, abbiamo anche vinto questo fantastico premio. Insomma, cerchiamo di darvi emozioni. So che le vostre giornate, magari alcuni di voi hanno delle giornate dure, pensiamo a tutte quelle persone che sono malate, a tutte quelle persone che sono a letto, in ospedale, altro. Io spero che guardando questo canale in questo momento magari possiamo darvi quella gioia, quel momento, farvi passare quel momento di gioia e non pensare ai tanti problemi che ci sono nella vita. Immaginate che tutti abbiamo problemi, anch'io ho problemi, e quindi non siete soli, non siete soli. Aggrappatevi alla musica, la musica è un'ottima terapia per guarire, un'ottima terapia per andare avanti nella vita, in questa fantastica vita che c'è da viverla fino in fondo. Cari amici, che dirvi? Grazie per essere stati qui con noi, grazie ancora per il sostegno che ci date nei messaggi e un po' tutto, che siete sempre vicino a noi. Vi ricordo di iscrivervi in questo canale se non l'avete fatto, vi ricordo di mettere tanti like, attivare la campanella delle notifiche e soprattutto commentate come sapete fare voi. In più, se volete, potete supportare il canale con Donation Alert, che lo trovate il primo commento su ogni video russo, trovate proprio il link per una donazione se volete e se potete farlo. Grazie ancora amici, sono vicino a voi e vi voglio tantissimo bene. Ciao a tutti!